Buonasera a tutti da Matteo Mancini di ippicaostacoli.blogspot, video occasionale e anche piuttosto raro, credo, dedicato all'argomento, quantomeno sotto il profilo amatoriale dilettantistico. Domenica, prossima avventura, 19 febbraio, si terranno a Pisa, all'ippodromo di San Rossore. Tre prove in ostacoli, due delle quali a costituire il main event della riunione toscana, non solo Pisa ma anche di Grosseto con un gruppo 1 e un gruppo 2. Abbiamo deciso così di omaggiare queste due prove e anche la terza che apre la corsa, apre la riunione di corse di Pisa con questo video che sicuramente gli amici esterni al mondo delle corse dei cavalli in ostacoli non avranno mai visto, quantomeno penso di poter dire, sulle piattaforme internet. Dunque entriamo subito nel vivo di questa riunione. Come vedete qua ho un foglio bianco con scritti i partenti in modo spartano, come nella tradizione propria di Ippica Ostacoli e del sottoscritto, sia per quanto riguarda la narrativa, sia per quanto riguarda la produzione cinematografica, sia per quanto riguarda anche questa passione che si aggiunge a molte altre e che ha delle sue radici molto antiche che si ricollegano alla mia infanzia. Dunque, partiamo subito con la prima prova della riunione, premio Pardubice in onore all'ippodromo della Repubblica Ceca, tempio della prova principale, appunto dell'ex Cecoslovacchia, attualmente Repubblica Ceca, che si tiene proprio sulla pista di Pardubice ed è il cosiddetto Grand National dell'Est Europa, una prova massacrante che era riportata anche negli inserti dedicati al mondo dell'ostacolistico. Quando io ero piccolo, si parlava addirittura anche di presenze dall'Unione Sovietica. L'ippodromo di Pisa ha chiuso con questa pista un gemellaggio alcuni anni fa, in occasione o comunque poco dopo la reintroduzione delle prove in cross, disciplina che negli anni 70, credo fine anni 70, non penso che abbiamo toccato i primi anni 80, aveva uno sviluppo molto singolare, quantomeno qui a Pisa, in quanto i concorrenti percorrevano il percorso tradizionale in siepi e in steeple nella pista interna, cioè la pista dove attualmente si svolgono le corse, pur essendo snodata su un percorso diverso, dal momento che successivamente fu smantellato e poi ricostruito negli anni 90, ed uscivano all'altezza del fiume Morto, cioè la parte che rimane a nord del tracciato e che va praticamente a confinare con il bosco. Il fiume Morto è un fiumiciattolo che passa la parte estrema della pista e che ne impedisce lo sviluppo ulteriore, dato che è impossibile sfondare ulteriormente verso nord. Uscivano e andavano praticamente ad attraversare la strada per andare a impegnare l'antipodromo, diciamo, comunque la pista che si trovava sul versante opposto di Rimpettaio. Nel 2008 è stato reintrodotto il cross con un percorso diverso, interno, è uno steeple cross, dove i passaggi relativi al mondo del cross sono molto limitati, si limitano un salto della battuta in tronchi, poi c'è la capretta e poi c'era il passaggio obbligato, che è il passaggio più difficoltoso del percorso, all'altezza della curva della segreteria, con una curva a gomito quasi a 90 gradi, con i cavalli che devono andare quindi a tagliare la curva svoltando molto larghi, tenendosi sullo steccato opposto, e poi girare in modo secco per andare a affrontare quella che precedentemente era la gabbia di siepi, non doppia gabbia di siepi, come veniva erroneamente definita da alcuni vocalist, ma la gabbia di siepi essendo due elementi, quindi 1 e 1-2, gabbia di siepi. La doppia gabbia è quella che c'è anche a Merano, che è costata quest'anno la caduta di Martalen, il vincitore delle Nazioni nel 2005. 2015, se no faccio come Susan Bold nel 1984, 2015. Edizione, la prima edizione, tra l'altro, ci fu un siparietto di Raff Romano sul secondo passaggio, mi pare, secondo o primo, comunque uno dei due passaggi sulla gabbia di siepi in sella Sergente Garzia, che della Schileo, mi pare che fosse Giuba Schileo, che perse praticamente l'equilibrio, fece questo lavoro così, perse l'equilibrio e riuscì però poi dopo a riprendersi e a non cadere con Marannini, che lo definì un numero da circense acrobata. Bene, comunque veniamo adesso al presente. Quindi questa prima corsa, che ha dotazione ormai minima, 6.000 euro, ritornata da quest'anno
prerogativa dei Fantini dopo l'esperimento di 2 anni, per 2 anni, dei gentleman che ne hanno combinate di cotte e di crude. Penso a Carminati che prende un palo in sella a Tweety Cash, penso a De Santi che non riesce al secondo passaggio a entrare nella gabbia di Siepi in sella a Lib Boy, dopo aver avuto anche difficoltà a entrare in pista, tanto che dovette accompagnarlo Ilaria Saggiomo, addirittura fine nastri di partenza, perché non riusciva a partire. E lo scorso anno l'erroraccio di Bonascina, che pure è un ottimo gentleman, che sbagliò il palo d'arrivo e fu così trafitto da Marcel Altenburger in sella a Tweety Cash. Marcel Altenburger, gentleman cieco, che poi avrebbe vinto la classifica di settore. Quest'anno soltanto 6 al via, premio con soltanto 6.000 euro di dotazione, ma campo ripartenti tutto sommato non malvagio, con il numero 3 Halicat, che sicuramente andrà ad convogliare il maggior numero di giocate, soggetto molto interessante, rivitalizzato da Paolo Favero, che l'aveva acquistato in Inghilterra alle aste per poche migliaia di guinee, non ricordo se 2006 o 1006, così al volo non ricordo, comunque cifra molto modesta, anche perché il cavallo in Inghilterra, dove aveva già corso in ostacoli, aveva dato dimostrazioni di qualità non certo eccezionali. Quest'anno è esploso con Ivan Kerchi, addirittura a Merano, unica vittoria del Fantino Sardo nel 2016, con una vittoria che lo ha lanciato nell'Olimpo delle prove cross, fino a prendere parte al Gran Premio Nazioni con una certa considerazione, avendo battuto, se non ricordo male, Mighty Mambo nel Carica Isbuscenski. E nelle nazioni poi è caduto, innescando poi tutta la polemica che ha portato alla squalifica di Gallows Star di Patrice Quinton, che è stato proprio danneggiato dal cavallo scosso di Halicat, che gli ha impedito di passare a un presunto passaggio obbligato, e grave, grave pecca per i commissari, che lo hanno appunto tolto dall'ordine d'arrivo, contrariamente a quanto si è ammirato a Milano una vittoria di Vanessa Del Carlo. Comunque, al di là di queste puntualizzazioni, diciamo, Halicat qua sicuramente calamita il ruolo di favorito, perché ha vinto, tra l'altro, oltre dopo queste ottime prestazioni di Merano, anche a Milano in Steeplechase, battendo Broughton, cavallo che poi qua a Pisa ha vinto in modo molto sicuro davanti a proprio a Mighty Mambo, vincitore delle nazioni dopo la squalifica di Gallo Star, e che quindi qua non dovrebbe avere difficoltà, pur avendo corso male a Grosseto in un premio dedicato al blog che ci fa da concorrenza, pur essendo nato dopo di noi, cioè Hurdle and Chase, quarto posto piuttosto incolore. Di contro avrà Big Mago, della Vocetka, scuderia che divide i propri soggetti a più allenatori, addirittura sono tre, penso dovrebbero essere tre. Attualmente Big Mago è rimasto in mano al mago ceco Josef Vana Senior, ad altri invece, ad esempio All About Cossio è passato in mano a Pols, mentre il mostro della giornata, o quantomeno presunto tale, che dopo andremo a presentare, è in mano a Gregor Wroblewski, ottimo allenatore, credo polacco, comunque trapiantato in Repubblica Ceca, e che in Italia lo ricordiamo fin dai tempi di Dalfors ed altri soggetti, con Lika, detto sembra il vampiro, in sella. Qui Big Mago tenterà di recare insidia ad Halicat, pur essendo al debutto in cross country, tra l'altro ha disputato alcune prove in steeplechase a casa propria alcuni anni fa, mi pare sulla pista o mi pare di Karlovy Vary, o comunque Kolesa. Sono percorsi comunque di carattere circolare, con ostacoli non particolarmente difficoltosi, qua potrebbe sicuramente avere qualche difficoltà sul percorso. Avrà in sella il Golden Jockey della Cechia, Kratochvil, quest'anno vincitore anche del Gran Premio Merano con Mazilis, e sicuramente andrà ad optare per una strategia di gara attendistica, seguendo il gruppo in coda, per poi andare ad inscenare l'arrivo finale qualora non dovesse avere problemi sul percorso. Più concreta forse allora la chance di Opaleo, che è uno specialista e che a Pisa ha corso bene, che qua ritorna in una sua categoria di competenza dopo aver cercato una scalata che non è riuscito ad
mettere in concreto. A mio avviso, sul secondo piano, gli altri tre soggetti, anche se Abbot Gray, numero due dello schieramento della Statek Blaska-Chesky, che avrà in sella Josef Vana Junior, potrebbe calamitare gioco proprio per la scelta di Vana Senior di mettere sopra il figlio, il cavallo che è rientrato a Pisa a dicembre, molto grosso al tondino, con una corsa piuttosto incolore, subendo mi pare circa 12 lunghezze da Zichi Pachi, quindi salvo clamorosi miglioramenti, credo difficilmente riuscirà ad insidiare Helly Cat e probabilmente anche Big Mago. E King Sense, numero 1 ex Favero, che non ha mai corso per Favero, probabilmente a causa di infortunio importato proprio dall'allenatore di Sinigo in Italia e poi ceduto a Locatelli, e Shame completano il campo di partenti con testa coda 1-6, che sembra difficilmente praticabile in scommesse, essendo entrambi soggetti piuttosto lontani dalla forma, soprattutto a King Sense, ha corso in modo molto mediocre sia a Milano che a Grosseto. Vediamo adesso al clou, a mio avviso al clou, anche se non è il clou, ma è quello che io ritengo il clou della giornata, cioè il Criterium d'inverno, corsa sui 3.500 metri in siepi per cavalli di 4 anni, che è stata ereditata dall'ippodromo delle Capannelle di Roma, dopo che è stata praticamente cancellata la pista in ostacoli per far spazio alla pista in trotto, a seguito della chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle, che in questi giorni è in auge per quanto concerne la lite e la controversia a Roma tra il 5 Stelle e i tifosi e la dirigenza della Roma per la realizzazione dello stadio nuovo, che appunto andrà a sorgere, se non ho capito male, proprio laddove è stato girato il film Febbre da cavallo da Steno, prodotto da Infascelli, produttore che ha avuto momenti di gloria anche con lo Spaghetti Western, con un film che si intitolava Un dollaro tra denti, coprodotto da uno dei manager dei Beatles, che era Klein. A voi questo non interessa, ma noi divaghiamo così, tanto per far vedere che con i cross, insomma. Numero uno del Criterium d'inverno è Amaranthus, soggetto che abbiamo più volte elogiato nel blog Ippica Ostacoli, dedicandogli anche una scheda con omaggio finale all'allevatore Farina, che credo non sia mai visto su internet, che dovrebbe in teoria calamitare il ruolo da protagonista, essendo quello che noi abbiamo definito il 3 anni migliore quanto a risultati e a serie consecutive messe sul piatto della bilancia nel 2016, con addirittura 5 successi, 4 dei quali, se non vado errato, marcati consecutivamente, ma vado a memoria, che però in realtà non ha entusiasmato molto al rientro nella prova d'assaggio, dove probabilmente ha pagato l'assenza dalle piste da settembre, quando chiuse terzo nel Criterium di autunno a Merano, unico gruppo 1, subendo il rivale storico Golden Hello, secondo, e soprattutto quello che qui ritorna in Italia e che probabilmente funge da favorito, se non controfavorito della corsa, pur premettendo che si tratta di una corsa dall'alta qualità, con 9 soggetti al via, di cui almeno 8, se non tutte e 9, dato la scelta di Favero e Bianco di collocare il loro fantino di punta su questo nono soggetto, a poter recitare il ruolo di primo attore. Quindi stiamo parlando di Santo Cerro, il vincitore del Criterium d'autunno di settembre a Merano, gruppo 1, che ritorna in Italia per i colori della Wojcicka e il training di Gregors Wroblewski, con la monta di Jan Faltasek, Globetrotter, credo slovacco, o comunque sempre legato alla Cechia, che correva in modo abitudinario in Italia, credo facendo anche da monta per Paolo Favero, e che ritorna a Pisa dal 2011, assenza dal 2011, quindi sono circa 6 anni, dove si è dilettato in giro per Europa, ivi compreso a Cheltenham, tra l'altro montando anche un soggetto, lufo volante Hubal, che poi ha vinto a Milano, mi pare il Lainate, vado a memoria. Quindi Santo Cerro qua cercherà di dimostrare di essere il più forte della generazione 2013.
ha vinto oltre questa corsa che abbiamo detto, è andato vicino ad vincere anche il Tagliabue, mi pare che fosse il premio, sbagliando clamorosamente il percorso con Sertaš Feranov, il bulgaro in sella, che all'attacco della curva finale ha praticamente sbagliato percorso quando ormai si stava avviando alla vittoria. Dunque, Santocerro soggetto che nobilita la prova, ma attenzione a Jacalmar Bahr. Jacalmar Bahr, numero 4 dello schieramento, scuderia Milano, monta di Davide Columbu, che quindi sceglie questo soggetto in luogo del dormegliano Andorf, numero 2, e che ha corso sempre in modo positivo, giungendo a una spanna dalla vittoria nella corsa siepi dei 4 anni di Pisa, dove è stato battuto da Africa Worm, pupillo di casa, che ha portato Silvia Casati a vincere una corsa importante praticamente a inizio carriera sugli ostacoli per la scuderia Topeka. Africa Worm, che è l'unico soggetto di punta del movimento dei 4 anni, insieme a Golden Hello e anche De Aguilar, che voglio aggiungere, che ha corso una sola volta in carriera, che manca in questa prova. Ci sono tutti, quindi questa è proprio una vera e propria prova da gruppo 2, ma varrebbe un gruppo 1 se ci fosse per i 4 anni. L'unica chiaramente facilità per i quali non esiste un gruppo 1 in Italia sulle siepi. Quindi Jacalmar Bahr della Milano come favorito per la sua attitudine alla pista, è arrivato secondo dietro a Queen Winkle, che qui si ripresenta, l'ha battuto nella Listhird, arrivando secondo dietro ad Africa Worm con un finale veemente che ha fatto un po' soffrire la Topeka e Silvia Casati. E per altri soggetti abbiamo detto quindi Amaranthus, Santocerro, Jacalmar Bahr, e poi Queen Winkle che ha vinto il Berlingeri, che è stato disputato occasionalmente a Pisa dopo l'annullamento della prova di Milano a seguito della caduta sulla prima siepe di Golden Hello, Lacrimosa e Africa Worm, e che qui si ripresenta ancora con Josef Vana Junior in sella con i gradi di colui che vuole dimostrare di essere il migliore. Vedremo se riuscirà a ribaltare la prova dell'ultima. La volta scorsa, a mio avviso, potrebbe venire avanti un po'. Poi c'è Prepotent, soggetto figlio di Kodiak, con una genealogia piuttosto buona. Il fratello più giovane è stato acquistato da Al Maktoum, se non vado errato, è piazzato in Listhird recentemente in Inghilterra, è rientrato bene al Grosseto subendo un veemente affondo di Silk Jam, compagno di scuderia nel tratto piano finale, poi lo ha battuto a Pisa nella prova vinta da Pantarei, che è anch'esso presente in questa prova con il numero 5, e che poi ha battuto Prepotent, questo Pantarei, l'ha battuto nella corsa siepi di 4 anni, quindi ribaltando ancora una volta l'esito della prova. Poi è quarto nel Berlingeri alle spalle di Queen Winkle e di Jacalmar Bahr, oltre che di Anima Mundi, tutti i soggetti che sono nuovamente presenti in questa prova con condizioni di peso paritetiche. Curiosamente, Paolo Favero conferma in sella Prepotent Dominique Pastuszka, il fantino polacco, e sposta Joseph Bartosz da Anima Mundi, che viene montato dal francese Sylvain Mastin, e che è un soggetto che il giornalista Bizzardelli attendeva con grande impazienza nella corsa siepe di 4 anni, lo sposta sul grigio Raja Dammeri per i colori di Richard Stampfl, numero 8, terzo al debutto alle spalle di Andorf e di Dovelen, che la famiglia Vana ha ritenuto opportuno non schierare qua e che a mio avviso avrebbe potuto recitare un ruolo da sorpresa pur essendo un secondo piano. E primo posto per Andorf della razza d'Oromello Giata, vincitore al debutto, addirittura il debutto assoluto di Grasso Caprioli come allenatore, e che qua si ripresenta con il numero 2, con in sella un altro debuttante sulla pista, come lo saranno i due che andremo a presentare successivamente, cioè Dominique Jolibert. Quindi ruolo anche per Andorf interessante, per questo Raja Damri che sembra essere la mina vagante della corsa, e che avrà in sella Joseph Bartosz di Pantarei. L'abbiamo già detto, Pantarei non è piaciuto particolarmente nella Listhird, mentre aveva corso alla grande nella prova di debutto, vincendo da un capo all'altro con Raff Romano in sella. Qua avrà Ale Puglioni, vedremo se Raff Romano deciderà di ridotarlo dei parocchi australiani che l'avevano accompagnato nella prima vittoria, ma che non sono stati riutilizzati stranamente nella seconda corsa in carriera per i colori del giornalista Vitolo.
Andiamo adesso a quello che dovrebbe essere il main event della riunione, dell'intera stagione pisana ostacolistica, ma che a mio avviso ha un contenuto tecnico inferiore rispetto, quantomeno dal punto di vista medio, generale, del criterium d'autunno, e che è la Gran Corsa Siepi nazionale, ex Gran Corsa Siepi di Roma, che si svolge sul percorso dei 4.000 metri di Pisa, dove il record dovrebbe essere sempre quello marcato da Al-Mutarran nel 2001 nella Gran Corsa Siepi di Pisa, quando precedentemente si svolgeva sul percorso allungato di 500 metri rispetto all'attuale distanza. Vinse proprio questa prova Al-Mutarran per i colori della bella barba, il giallo shocking della bella barba e il training di Ferramosca. Il tempo è di 4 e 17 secondi, millesimo più, millesimo meno. Quindi 6 partenti, campo molto ridotto, del resto era preventivabile, dato anche gli iscritti, con l'assenza, spicca subito l'assenza di Tramonto Ivry, che la Topeka ha ritenuto opportuno rispolverare a Milano, quindi dovrebbe ricorrere a Milano, quantomeno così ha dichiarato Silvia Casati. Sei al via con ruolo di favorito per il campione uscente Rochis Cross da Whipper e Denmark, prodotto degli allevamenti Bolger, a cui abbiamo dedicato un'ampia scheda, e che Josef Vana Senior ha preparato appositamente per questa corsa, facendolo correre in modo centellinato, è rientrato molto bene a Grosseto, vincendo per dispersione davanti a Big Mago, che compare nel Parto Bizze a Pisa domenica. Mi pare di 10-12 lunghezze, ma veramente comodo. E si è riconfermato a Pisa in prova sicuramente più qualitativa, avendola meglio su Mr. Westminster, che è qui presente e che provava i paraocchi classici, e Secular Society, ovvero rispettivamente il terzo e il secondo della Gran Corsa Siepi di Grosseto, che Rochis Cross non ha disputato, lasciando spazio al compagno di allenamento Cazù, che vinse con un recupero finale veemente lungo lo steccato e con Paolo Favero inviperito con Dominique Pastusca, che montava Secular Society per non aver chiuso il varco, sembra così, a Vana, quantomeno aver rilasciato la traiettoria interna. Curiosamente, situazione che non ha permesso Ralph Romano nella 33esima edizione della Gran Corsa Siepi di Pisa, corsa alcune settimane fa, con El Khalif numero 1, presente qua nello schieramento che arriva dalla Francia, presentato dal Lagan Est per i colori dell'Alpagiari Stable, che qua compaiono come Berté e non come Alpagiari Stable, in quanto la giubba, che è la stessa, qua è registrata in Francia, nel caso di Queen Winkle è registrata in Italia, e sembra che in Francia non siano ammessi i sindacati, evidentemente i lavoratori si dovranno arrangiare, consentitemi questa pattuglia e scusatemi questa divagazione. Quindi El Khalif numero 1 come controfavorito a seguito della vittoria della Gran Corsa Siepi di Pisa, con Raff Romano che chiuse il varco praticamente allargando il gomito destro e quindi portando il cavallo a restringere il raggio d'azione della curva, andando a danneggiare o quantomeno a impedire l'ingresso di Red Shirt, il figlio di Yates, e Caprera per i colori della Stal Magog, registrata in Austria. Qua scuderia Magog di Axel Ambruskitz con Josef Bartosz, entrambi presenti nell'occasione con il numero 5, un'azione che ha, diciamo, una manovra che ha praticamente portato Red Shirt ad interrompere la preparazione e quindi a El Khalif ad ingambarsi verso la vittoria, subendo però un finale molto forte all'esterno di tutti i Taini della Statek Chai Svana, qua non presente, che lo è andato quasi a stampare sul palo. Quindi Vana ha in qualche modo preso le misure al francese, presentando in questa corsa, oltre al, diciamo, alla prima punta, Rochis Cross, al ripresentato Notti Magiche numero 4, attenzione, cavallo molto discontinuo che potrebbe qua riprendersi con la monta di Thomas Garner, fantino irlandese che debutta sul tracciato di Pisa, ma che ha già corso con Notti Magiche, giungendo secondo a Merano, primo tra i non extraterrestri nella Gran Corsa Siepi di Merano, vinta da Brock Diaz della Montenegro, con Marek, no Marek Stromski, ma
Quello che praticamente forzò il Varca all'interno di Raf Romano nel Criterion di Primavera, portando via Nadate, vincendo con Kifaya, mi sfugge il nome, Matuschi, lo slovacco Matuschi, ecco che subito mi sovviene alla mente, e che qua appunto Redshirt cercherà di dimostrare le proprie qualità. Il Calif, attenzione a questo punto, sul Calif, Raf Romano viene curiosamente appiedato dal proprietà e dagli allenatori, no? Dall'allenatore del cavallo, nonostante abbia avuto sicuramente il suo ruolo nella vittoria del soggetto della Gran Corsia di Pisa, e fanno arrivare David Cottin. David Cottin è uno dei principali fantini francesi in ostacoli, vincitore della classifica transalpina nel 2012, 3 volte terzo, 3 volte secondo, 3 volte secondo. Quindi 3 volte medaglia d'argento negli ultimi 4 anni, sempre in Francia, che debutta anche lui sul tracciato. Quindi abbiamo detto Roches Cross, campione uscente, ruolo di favorito, controfavorito, notti magiche, sempre per Joseph Vana Senior, per le qualità dimostrate nel curriculum, e il Calif, nel ruolo di guastatore, numero 3, Mr. Westminster, pluripiazzato in corse di gruppo e listed, ma che non riesce mai a dare il colpo decisivo. Ruoli da sorpresa per Red Shirt, numero 5, Extreme Outsider, il vincitore della 32esima Gran Corsa Siepi di Pisa, presentato da Silvia Casati, mentore, che è rientrato in modo piuttosto opaco e che non ha fatto passi decisivi nella 33esima edizione Gran Corsa Siepi di Pisa, ma che qua viene riproposto per i colori della scuderia, quindi di Lorenzo Chierigati. Dunque, abbiamo presentato quindi queste corse, e non mi resta che invitarvi al ippodromo per ammirarle dal vivo, e quindi vi saluto in vista dei prossimi impegni, soprattutto su ippicaostacoli.blogspot.it. Vedete che mi tolgo i paraocchi e vi saluto. Arrivederci.